Buongiorno a tutti voi, stamattina siamo in compagnia di Elio Fagioli, storico militante della Lega Nord Saronnese. Abbiamo la possibilità stamattina di conoscerlo meglio, un volto già noto comunque alla città di Saronno. Buongiorno signor Fagioli. Buongiorno. Quando e dove è nato? Io sono nato a Cavaione di Trucazzano, che è in provincia di Milano, il 19 febbraio del 1946. Ho frequentato l'asilo parrocchiale, poi ho frequentato le scuole elementari dalla prima alla quarta, perché la quinta al mio paese a Cavaione non c'era. Ho dovuto andare a fare la quinta elementare a Lavagna, che è un paesino vicino, che attualmente è in provincia di Lodi. Allora era in provincia di Milano anche quello. E mi ricordo che eravamo in classe, le quattro classi, ce n'erano due per ogni aula. Io, quando ho frequentato la prima, c'era la prima e la terza. Non so per quale motivo abbiano separato le classi in questo modo, però in prima elementare mi ricordo bene, c'era l'insegnante, la signora Maria, che mi commuovo ancora a parlare di lei. Vabbè. E mi ricordo, ci faceva fare delle gare, siamo partiti con le aste, i numeri, e ci stimolava facendoci dei regali ai più bravi. I primi che finivano e lo svolgevano in modo corretto venivano premiati. Mi ricordo ancora di un bicchierino con una pallina attaccata a un filo che si giocava in questo modo, no? Bello, bello. Poi vabbè, lì già hai cominciato alla prima elementare, che c'erano la ragazza più brava, come me, anch'io ero il più bravo modestamente, e facevamo un po' le gare sempre. Nonostante tutto siamo diventati amici, quasi fidanzatini, che tutti dicevano: Elio, la tua amorosa, eh? E vabbè, intanto lì ho frequentato le prime quattro classi, poi sono andato alla Lavagna a fare la quinta elementare. E da notare che il paese era a 2 chilometri, quindi andavo in bicicletta mattino e sera, mattino e pomeriggio, e pioggia, acqua, vento, neve, era anche un po' pericoloso, però c'era meno traffico rispetto adesso, quindi diciamo che i nostri genitori stavano abbastanza tranquilli, ecco. Perché si è trasferito a Saronno? Beh, mi sono trasferito a Saronno perché quando ho conosciuto mia moglie, ci siamo sposati nel giro di 6 mesi, ci siamo sposati. Ci siamo conosciuti a marzo del 1969 e al primo settembre ci siamo sposati. Il primo anno siamo rimasti a Melzo, perché avevo preso una casa in affitto a Melzo, in un bel posto, uno dei più bei palazzi di Melzo, non perché ci andavo io, ma perché era nuovo e abbiamo scelto di vivere lì. Poi si è liberata un appartamento qui nella villetta dei miei suoceri e siamo venuti qua a Saronno. Nel 1970 siamo venuti qua. Infatti mio figlio, il maggiore, è nato anche lui qui a Saronno. In 6 mesi ha sposato sua moglie. Sì. Ci racconti un po' come sono andati? Le cose sono andate in questo modo. Io mi ero andato a lavorare alla Philips di Monza e lì, sai, ci si conosce tra colleghi, ci si vede. Come l'ho vista, amore a prima vista, diciamo. Infatti nel giro di 3 mesi avevamo già deciso di sposarci, abbiamo trovato casa a Melzo, come ho detto prima, e ci siamo sposati, siamo insieme ancora tutti questi anni. Naturalmente qualche gridatina la facciamo anche noi, non è che, però se dovessi tornare indietro risposerei mia moglie. Qual è il segreto per mantenere un matrimonio così lungo? E cercare di mediare un po', insomma, una volta mando giù io, una volta mangia giù lei, e si deve trovare la soluzione, perché adesso non mi piace questa società che dopo 3 mesi di matrimonio si separano, poi dopo 6 mesi si mettono con un'altra persona. Non va bene, la famiglia è la base della società, la società sana è fatta dalla famiglia prima di tutto. Ora lei è pensionato, ma cosa faceva di bello quando lavorava, quando aveva qualche anno in meno? Mi ero dimenticato prima di dire che io ho frequentato poi le due commerciali a Melzo, e la seconda sono stato rimandato, sono andato subito a lavorare. Quindi a 14 anni sono andato a lavorare, a 15 anni con i libretti, e ho cominciato a fare il garzone elettricista in una
in un negozio, una ditta da un artigiano, dove facevamo avvolgimenti di motori, riparazioni di ferri da stiro, impianti nelle case, ancora con la piattina, non c'erano i fiali interni di qua e di là. Poi vabbè, man mano sono cresciuto, sono andato a Milano a lavorare in una ditta, ho cambiato vari posti senza esagerare, perché sono fedele ai posti dove vado a lavorare. Poi nel 69, al 13 gennaio del 69, sono entrato in Philips a Monza, sono entrato come operaio specializzato, ero capace di lavorare, però sono entrato come operaio specializzato e, frequentando un ambiente di una ditta così ad alto livello, mi sono stato invogliato a continuare le scuole e ho frequentato le scuole serali qui a Giulio Riva di Saronno e mi sono diplomato nel 77 in elettrotecnica, con 46 sessantesimi, che direi che è un po' un punteggio per uno che ha studiato di sera, con moglie e due figli. Ha mai praticato qualche sport? Oh, come no, tutti praticamente. Ho cominciato col calcio, da ragazzo col calcio, e ho giocato nella squadra dell'oratorio, nel CSI, tesserato, poi ho giocato anche quando poi sono andato in Philips, facevamo i tornei aziendali. In bicicletta a 20 anni, beh, a bicicletta nei paesi si impara subito ad andare, e mi piaceva anche andare in bicicletta. E poi quando sono venuto a Saronno ho cominciato a giocare a tennis, ho frequentato per tanti anni la Robur Tennis, e partecipando a dei tornei gialli, mica gialli, singoli, doppi, bello, bello, una bella esperienza, insomma mi sono inserito bene quando sono venuto a Saronno. E poi ho sciato, addirittura nell'80 mi sono rotto il collo dell'omero sinistro sciando alla Presolana, l'ultima discesa, facciamo la corsa, io e mio figlio, giù, pam, sono andato giù con una pelle di stracchino. Vabbè, 35 passaggioni di gesso, però sono qui che funziona ancora meglio di prima, il braccio sinistro funziona meglio di quello sinistro. Per quale squadra di calcio tifo? Ah, per l'Internazionale di Milano, la squadra nerazzurri. E tutta la mia famiglia, all'infuori il mio fratello, il maggiore, che era juventino, papà, ma la mamma, sai, la mamma doveva stare di sopra delle parti, e anche gli altri miei fratelli tutti interisti e coppiani, addirittura mio padre ha chiamato Fausto mio ultimo fratello. Qual è il suo rapporto con la religione? Beh, io sono un cattolico, non sono un praticante domenicale delle messe, però a tutte le funzioni religiose partecipo volentieri. Da bambino ho fatto il chierichetto, è da lì che ho cominciato, insomma, ad assaggiare il bel vinello che hanno i preti quando dicono messa, che è un bijou. Quanto ha influito la sua personalità sulla formazione dei suoi figli? Questo bisognerebbe chiederlo a loro, però forse sono stato un padre un po' troppo oppressivo, diciamo. Pretendevo da loro sempre la perfezione e non sempre va bene, insomma. Lei è uno storico militante della Lega Nord, l'abbiamo già ribadito in precedenza nella presentazione. Quando e perché si è avvicinato alla Lega? La Lega mi sono avvicinato da subito, come è nata, però quando arrivavano i primi volantini a casa stampati, ciclostilati dal Bossi e da chi ha inventato la Lega. Però uno diventa leghista perché una persona sana per me deve essere leghista, uno che ha voglia di lavorare, che si comporta bene, che rispetta tutte le persone di questo mondo, chi gli sta vicino e non calpesta gli altri, per me è un leghista. Quindi io sono leghista dalla prima ora per questo motivo, però non mi sono tesserato subito la Lega. Compravo i giornali, i gadget della Lega. Beh, il primo giornale che compravo che si avvicinava un po' alla Lega era l'Indipendente, dove c'era Vittorio Feltri a fare il direttore. Poi vabbè, abbiamo fatto anche la Padania, quando è nata la Padania, da lì, dal primo numero in poi, li ho sempre presi tutti. Adesso non lo prendo più perché abbiamo avuto l'abbonamento gratis, come noi militanti abbiamo l'abbonamento via web, e tutte le mattine me lo scarico, leggo e via dicendo, insomma. Poi vabbè, direi che parte del giornale, poi la televisione, ho frequentato tutte le Pontida e le Venezie, tutte le manifestazioni. Non sono mai andato sul Monviso perché non era una cosa che mi attirava, o forse per la distanza anche, ma a me la storia dell'Ampolla non è che mi abbia convinto troppo, ecco.
partecipo sempre alle feste della Lega quando posso, e quasi sempre, adesso poi che sono pensionato direi che, e mi piace stare in compagnia, in allegria, faccio le foto con le ragazze, con i big del partito, e mi diverto un po' anche a metterle su Facebook e vedere un po' i commenti che mettono i miei amici, i miei conoscenti, insomma. Lei si sente più italiano o più padano? Beh, io mi sento italiano padano, perché non dimentichiamo che ai miei tempi si faceva ancora il servizio militare, e quando si va a militare, insomma, la patria si ama, ecco. Poi è nata la Lega, e siccome voleva combattere questo Stato centralista che opprimeva i lavoratori e concedeva i posti statali solo ai meridionali, anche qui al nord, uno che voleva lavorare in posto, in comune, okay, non riusciva ad entrarci, almeno pochi erano i fortunati che entravano, anche perché, dico la verità, noi preferivamo andare in fabbrica, dove a quei tempi si guadagnava qualcosa in più rispetto al posto statale. Ma questa differenza è motivata dal fatto che chi lavorava sotto lo Stato prendeva circa l'80% dello stipendio che si prendeva nel privato, ma poi andavano in pensione col 100%, e andando in pensione col 100% voleva dire che il loro 80 rimaneva 80, noi dopo 35 anni andavamo in pensione col 70%, quindi alla fin fine prendevamo ancora meno rispetto agli statali, e secondo me queste cose non vanno bene, perché lo statale ha il posto garantito anche se combina delle marachelle, invece nel privato se non lavori ti buttano fuori dalle balle, a parte che anche i sindacati, sono serviti i sindacati, perché altrimenti i padroni ci facevano lavorare 24 ore al giorno e ce ne pagavano due, ma poi hanno preteso un po' troppo i sindacati e non è andata bene, hanno difeso anche i lavativi, e secondo me questo non va bene. Il padrone è il padrone, è inutile menare il torone, il datore di lavoro, sì, il datore di lavoro, però se io lavoro bene, il mio padrone o il mio datore di lavoro sarà contento, quindi non mi licenzia, anzi, mi premia con degli aumenti quando serve, insomma. Cosa ne pensa degli extracomunitari? Gli extracomunitari io direi che vanno bene quando trovano un posto di lavoro, se vengono qua chiamati dalla nostra nazione, perché c'è un posto di lavoro per loro e per la loro famiglia, direi che va bene. L'importante è non far venire i clandestini, perché poi sono costretti a delinquere per poter vivere, e non avendo una casa sono costretti a vivere in aree dismesse, come succede qui a Saronno. È inutile girare intorno al problema, quindi io direi facciamo venire di meno, e quelli che vengono devono avere un'accoglienza decorosa per loro e per i loro familiari. Cosa vuol dire essere leghisti? Mi sembra che essere leghisti, io sono orgoglioso di essere leghista, perché significa essere onesto. Uno onesto è un leghista, uno che si comporta bene, ma forse mi sembra di averlo già detto prima, che il leghista rimane leghista sempre, in ogni occasione. E anche tra di noi magari c'è qualcuno che ogni tanto deroga, però sono mosche bianche, ecco. Direi che normalmente un leghista si comporta bene, è per quello che mi piacciono i leghisti. Con quale mezzo si muove in città? In città mi muovo o a piedi o in bicicletta, solo quando devo fare la spesa allora vado in macchina, perché ci sono tante borse, e allora mi muovo in bicicletta, soprattutto dall'anno scorso che ho vinto la bicicletta a una festa della Lega Nord a Martinengo in provincia di Bergamo. È stata una soddisfazione enorme vincere una bicicletta padana tutta verde con scritto Bici Padana, l'Albertino da Giussano in più parti, la targhetta col numero di serie della bicicletta, bellissima. E giro continuamente in Saronno, ho notato che girando in bicicletta a Saronno si può fare tranquillamente, bisogna stare attenti, io però sono cresciuto con la bicicletta, quindi non ho paura di niente, neanche delle macchine, anche se sto attento, ogni tanto vado sui marciapiedi. Vabbè, comunque direi che è positivo, sì, veramente hanno ragione i Verdi a dire che si può girare in bicicletta a Saronno. Secondo lei l'Italia riuscirà ad uscire dalla crisi? Ma spero proprio di sì, perché soprattutto in questo momento dove il posto di lavoro lo perdono gli anziani, i meno anziani, ma anche i giovani non riescono a inserirsi nell'attività produttiva, è un guaio.
vedere gli extracomunitari che arrivano clandestinamente in Italia e vivono alle spalle del nostro sociale non mi sta bene, perché questa società l'ha creata gli italiani, quindi è giusto che il welfare venga utilizzato dagli italiani, primo. Quello che avanza poi lo diamo agli altri, perché altrimenti qui viene tutto il mondo a casa nostra e cosa facciamo? Non possiamo mantenere tutti, tanto più adesso che non c'è lavoro neanche per noi. Vediamo aziende che continuano ad andare all'estero perché all'estero costa meno. E qui tutti questi potenti che vogliono decidono loro tutto quello che dobbiamo fare noi, addirittura decidono loro chi deve essere fare il capo del governo in Italia, siamo fuori di Milone. Poi appena uno come Mario Borghezio se dice le cose come vanno dette, a mio parere, Mario un po' sopra le righe ogni tanto, viene buttato fuori dal gruppo parlamentare, questo non va bene. Vuole raccontarci qualche episodio curioso della sua vita, qualche aneddoto? Boh, direi che di aneddoti ce ne sono tanti, però in questo momento non è che mi venga in mente molte cose. E non so, qua posso raccontare quando giocavo a tennis, che i miei amici cercavano di evitare di incontrarmi perché io ero uno che faceva i pallonetti e poi correvo su tutte le palle, non mi fermavo mai, loro pensavano di aver concluso il punto, invece poi io arrivavo e gliela ributtavo di là e si arrabbiavano come matti. Ecco, questa è una delle piccole cose che ricordo volentieri. E la rovina per me è stato quando hanno coperto il campo da tennis, perché cioè, essendoci il telone non potevo più fare i miei pallonetti. Vabbè, comunque direi che non, cioè, mi ricordo, non so, da ragazzo quando andavo al canale Muzza, perché io il Cavaglione vicino al canale Muzza, e lì in primavera veniva prosciugato il canale per fare dei lavori di manutenzione e noi ragazzi andavamo con le forcelline a prendere i pesci nell'acqua bassa con le forcelline e ci mangiava. Una volta non c'era mica tutto sto benessere, eh? Noi vuotavamo anche i fossi, buttavamo fuori l'acqua dalle pozze, no? E rimanevano lì i pesci e li prendevamo e si cucinavano, si portavano a casa e si mangiavano. Adesso, al Maracunto un po' la sua giornata in dialetto, nella lingua di Sarunese. Più sì che la lingua di Sarunat, la lingua di milanese, mi sono di origine milanese, quindi parli il dialetto milanese, anche se in tutti i dialetti li capisci, capisci che il dialetto bergamasco, pota, e al mattino, mi alzo presto. In dialetto, però. Ah, sì, te che ragione, al mattino levi su presto. Sa donna rinfrescata, via su al computer a vedere tutti i notizi di Facebook, tutti i commenti di Facebook che su. Intanto vedi la televisione che i canali sul canale 5, anche su i telegiornali, quei Kurt, no? I telegiornali con i QT, lì vedi tutti i notizi, vedi, a continuazione intanto sono su e là sul mio PC a vedere tutti i rop. Poi scarichi la padania, la guardi tutto bene, se c'è qualche notizia interessante la ritagli col Picasa, mica Picasa, prima la converto in JPEG, poi la modifico in Picasa, poi salvo la prealpina, leggo anche lì tutte le pagine che interessano, quelle importanti, quelle che ritengo opportuno le salvo e le altre le cancello, insomma non mi interessano più. Dopo mi lavo. Dopo mi salavo, fo la barba e poi vo fare a tuo giornale, perché compri non la padania, ma fino a ieri comprai, fino al primo di maggio comprai la padania, allora vo a tuo giornale, compri la provincia o il giorno, dipende se c'è qualche notizia interessante che mi riguarda, allora la compri. Al bar, vuol bar, beve il caffè, intanto fa la rassegna stampa, e che lì il Corriere della Sera, anche lì il Libero, al lunedì e al giovedì che anche la Gazzetta, la Bibbia di Sportivi, e allora Nugiadina che la do anche quella. Arriva lì tutti gli amici che vengono lì la mattina a bere il caffè, allora fanno una cicerata, allora la Lega lì come la va? E tu che se la mente, no? Te buoni, l'unico che va a difendere, a molle la Lega nostra, te no piantare il turon, meno al turon. E allora lì dai, dopo vi uno di soprattutto dall'altro, ma di quell'altra. E il trotto il mica trotto, e il diamante mica il diamante, ma andate a vedere, ciao tu che e dopo la fin però fa una bella risata tutti insieme e via, insomma, e lì la mattina dopo veni a casa
c'abbi la mia bicicletta padana e vo a Tolpan o Perù a Tollazza, al supermercato, e lì e pure anche vo in Piazza Libertà, che se dovesse vincere la Lega la chiameremo Piazza Padania sicuramente, o più se Piazza Alberto da Giussani, eh. E comunque faccio il mio bel giretto, poi torno, mi aiuto. No, no, preparo apparecchio la tavola, mentre la sciura la cucina prepara da mangiare. Adesso che mangio un po' meno, allora devo stare attento, devo mangiare un po' meno, sennò qui non si vede pesce. E allora dopo finito da mangiare, un bel caffè rin, e poi via da mo davanti al computer a vedere cosa c'è di novità. Poi fai i miei commenti, metti su qualche fotografia che ho fatto alla sera, magari alla festa della Lega, o per qualche altra cosa, insomma, direi che disarea, che la giornata la mi passa in un attimo, insomma. Riesci no a trovare il tempo e fai niente. Ho fatto fatica, domenica ho pitturato l'Alberto da Giussani, lì l'ho pitturato, prima ho su tutta la man di aggrappante, e dopo così una bella manda bianca, e poi al sole delle Alpi godendo una bella pitturata di verde, una soddisfazione della miseria. Ah, guarda, è come se avessi vincito la lotteria. No, no, direi che disarea, che insomma sono contento, ecco. In casa sua, con la sua donna, il suo figlio, parla l'italiano o il dialetto? Parli l'italiano, perché loro fanno fatica a capire l'italiano, con la scuola che hanno frequentato, che erano obbligati a parlare l'italiano, il dialetto, al capiscono, però parli no, vi parli sempre in dialetto anche con i meni udini, eh. Oh sì sì, anche loro, e dice no, no, loro ci dici sì, sì sì sì. E dice anche qualche parolina mica da dire ai bambini, però loro imparano volentieri e ridono un po', insomma. Sono udita, sa lei la cadrega? Sì sì, sa, per forza, è la prima roba che devo insegnare. E la sighiera? Alla sighiera sono anche bise della sighiera. Torniamo all'italiano. Torniamo all'italiano. Cosa ci vuole dire di questi libri che stamattina ha portato con lei? Ah, io tra me e mia moglie abbiamo preso tutti i libri che sono usciti che riguardavano la Lega Nord. Per esempio, il primo che abbiamo preso è Il Vento del Nord. È Il Vento del Nord, che insomma, era gli inizi della Lega, direi che l'abbiamo letto tutti in famiglia, e poi vabbè, ne avrò su una trentina o 40 libri che mia moglie prende tutti. Ho messo qui quelli che ritengo più significativi. Questo è molto interessante, anche questo di Aurelio Lepre, Italia addio, e dice praticamente le cose che diciamo ancora noi adesso. Dice ancora le cose noi che diciamo adesso, non è cambiato niente. Il Sud ha tentato di ribellarsi all'inizio, ma poi ha visto che non c'era niente da fare. E qui dice che il Sud non è migliorato per niente. Quelli che andavano giù dicevano, ma chi parla deve essere in Africa? Altro che la spurcizia a destra e a sinistra. Quindi dal 1840-1850 al 2010, adesso che il De Magistri che cambia niente. Abbiamo sempre bisogno che la mandano giù i danè e basta, è che almeno se andassero alla povera gente, chi danè chi, sarebbe una soluzione, invece no, se li mangiano i quattro cagnoni che comandano e alla fin fine i problemi non li risolviamo, al punto che abbiamo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria che non finisce mai. Insomma, noi fermiamo in tempo ad andare sulla Luna e là andremo a fare la Salerno-Reggio Calabria, quindi non va bene, insomma. Umberto Bossi, il mio progetto. Bossi ha avuto un'idea grandiosa. Peccato che negli anni ha dovuto cambiare varie strategie, perché la gente non lo seguiva al 100%. Per comandare e per cambiare il paese bisogna avere la maggioranza del 51%, altrimenti non lo cambi, perché c'è sempre qualcuno di qualche altro partito che si mette di traverso e non ti fa fare niente. Abbiamo visto con la storia del federalismo, già tutto pronto, è arrivato Monti, l'ha messo nel cassetto e chi si è visto si è visto, quindi i problemi non li vogliono risolvere. Però adesso che anche il nord rimarrà o è già rimasto senza lavoro, voglio vedere come potrà vivere l'Italia. E questo come faremo a vivere? Quando la mucca non ha più latte moriamo tutti, eh? Stiamo attenti che è pericoloso, insomma. Altro libro che ha portato Roberto Maroni, Il Mio Nord. Sì,
Sì, Maroni, il libro che ha scritto Maroni è del suo nord, quando è diventato presidente, segretario federale, ha scritto anche lui questo libro, e diciamo che è l'unico libro che ho preso che non ha scritto Bossi, diciamo, perché mi sembrava giusto. A dire la verità non l'ho ancora letto tutto, però tanto io lo so tutto, cosa devo leggere? Potrei scrivere anch'io un libro domani mattina, no? Cosa cambia? frequento la Lega da quando è nata, quindi non ho bisogno di leggerlo da nessuna parte, solo le cose segrete non riesco e posso leggere, ma di segreto non c'è niente, quindi direi che sono comunque libri interessanti da rileggere ogni tanto, direi che andrebbero letti anche da non leghisti, secondo me. E per concludere, ora brindiamo alla salute dell'Italia, alla rinascita dell'Italia, brindiamo per i padani, per la Padania, brindiamo perché torni il lavoro e brindiamo perché torni la gioia e soprattutto perché non ci siano più sprechi inutili. Perfetto, brava. Cin cin!